Ciao fans. Siamo qui oggi nell'idromassaggio e fa anche le bolle, guardate, aspettate. Però adesso lo stoppiamo, se no non si sente l'audio. Siamo qui nell'idromassaggio di questa suite all'ultimo piano di un hotel di Trento. Hotel B-Place. Perché poi ce l'avete chiesto tutti, ma dov'è che c'è l'idromassaggio in terrazzo? Hotel B-Place, per festeggiare l'anniversario che era il 24 marzo. Il video uscirà più avanti e adesso siamo già a fine aprile praticamente. Esatto. Però vabbè, era per contestualizzare. Siccome ci avete fatto un po' di domande su Instagram, Facebook, eccetera, abbiamo colto l'occasione per fare un video di Q&A un po' diverso, prendendo ispirazione da un'altra persona che aveva fatto un video simile. Sai chi era? Sì, e mi piace anche. Questa per te, leggitela da sola e risponditi da sola. Allora, questa ragazza chiede se i miei genitori sono mai stati in ansia per colpa della moto. Io vorrei far passare l'ansia ai miei, però perché no. Ho intenzione di prenderla presto. Ma allora, sinceramente no, cioè non mi hanno mai vietato niente, cioè oddio so, sì, però sulla moto no. Né quando l'ho comprata, né quando vado in giro, non è mai stata in ansia mia madre, o a starli a chiamarmi, o sei arrivata, o dove sei, o... C'è da dire che tuo padre l'ha sempre avuto. Mio papà l'ha sempre avuto le moto. Quindi, mia mamma, probabilmente... fino a qualche anno fa, cioè, andava insieme come passeggera, quindi... No. Cioè, adesso ha smesso non... perché tuo papà l'ha venduta, avendo poco tempo. Sì, esatto, mi quindi... sono sempre al lavoro, quindi ha deciso di venderla, poi magari più avanti la ricomprerà. La ricomprerà, però in realtà mia mamma ha smesso di andarci per dopo l'incidente che ha fatto, che si è un po' sfracellata al ginocchio, quindi mettete le protezioni. Però no, dopo anche l'incidente che ha fatto non mi ha mai... Comunque ricordiamo che non era colpa loro. No, esatto, gli è andata la strada, quindi non era colpa loro. Però no, ansia miei non hanno mai avuta su niente. Sono molto easy. Tua mamma invece è un po' troppo ansiosa. Sì, però la domanda non era rivolta a me, quindi io non rispondo. Ok. Se volete sapere di me, fatelo nella prossima Q&A, chiedetelo e ve lo dico. Però un po' ve l'ho già anticipato l'una. Divertiti in Sardegna? Molto, molto, ci torneremo anche quest'estate. Secondo me questa domanda qua, però sottointeso, c'è in moto. Sì, in moto sì, ci siamo divertiti. Le strade sono fantastiche nell'entroterra, c'è l'asfalto bellissimo, un po' meno nei paesi vicino al mare, sono un po' tenute male, però ci non siamo... tutti, però alcuni sì. Sì, però ci siamo divertiti molto. Flashback. Sto perdendo Eros, che ha solo 115 cavalli, un bel po' rispetto alla mia. Sì, chi mi ha detto? Ti monto la lista 360, dobbiamo superarci. Sì, infatti. Madonna, quanto mi sto divertendo. End of flashback. Non abbiamo sofferto tantissimo il caldo come invece pensavamo in agosto. Flashback. Non avrei mai pensato che in Sardegna ci fossero questi 23 gradi. Spettacolo. End of flashback. E quindi torneremo, faremo un bel carrello. E andremo giù con la macchina, trasportandoci le moto, così è più comodo, perché fare il viaggio in nave con le moto è stato abbastanza provante. Più che altro smontare tutto e portarselo in cabina, perché con le borse morbide non puoi chiuderle, cioè uno può sganciartele se le porta a casa. Però non penso che succeda, perché alcuni le hanno lasciate, però io non mi fido. Tirare giù tutto, quelle, la borsa dietro, lo zaino, portarseli in cabina... In nave faceva un caldo della Madonna l'andata. Flashback. Comunque c'era una bella coda entrare giù all'imbarco traghetti, poi abbiamo parcheggiato al sole tipo un'oretta. Meno male c'era un camper, ci siamo riparati dietro l'ombra del camper. Mi stavo sciogliendo, cioè sì. Proprio tipo è stato meglio che fare tapirulana in palestra. È vero. Proprio mi sono sciolta. Poi abbiamo parcheggiato le moto giù, legandole in qualche modo, speriamo che non si capotino, ma il mare dovrebbe essere calmo. End of flashback.
È stato veramente scomodo, quindi avere la possibilità di lasciare le cose in macchina, portarsi in cabina solo l'indispensabile e evitarsi l'autostrada in moto e la strada al buio a scendere fino a casa. Flashback. Madonna, non si vede un c***o di niente. Ma dai, non è vero, con la visiera trasparente qualcosa si vede. Sì, ma non andare troppo forte. Ma Luna ha fatto una tiratina giusto per distendere un po' i cilindri. Che puzza di merda. Subito, ti pareva inconfondibile, ci doveva sempre essere. Beh, comunque fans, adesso è tutta statale così, sarà tutta buia, quindi ha poco senso filmare oggettivamente. End of flashback. Sarebbe meglio. La cosa più figa della Sardegna, che l'abbiamo già detta in un'altra risposta, non mi ricordo che domanda, era che nell'entroterra puoi guidare senza preoccuparti di quanto stai andando, ovviamente facendolo con testa, senza fare gli idioti, invadere le altre corsie. Flashback. Guarda, sei in penno? Tutta seconda, terza, molto violenta. Mamma mia, mamma mia. Ah, sai cosa non ho fatto? Non ho messo in mappa sport. Ah. Adesso sì. Che brividi, abbatibili! Quanto cazzo mi sento figo a fare sta strada qua con la moto, mamma mia, che roba. Comunque chi non va in moto si perde una delle emozioni più fighe della vita. End of flashback. Però puoi stare concentrato sulla strada e non sul tachimetro, cosa che ultimamente non puoi fare da nessuna parte, perché ormai tra i velox nascosti, tutor, cioè passi più tempo a guardare giù che a guardare su. Quindi divertiti in Sardegna, per me soprattutto per questo motivo qua, che potevi guidare e guidare, sì. Non guidare e guardare continuamente la velocità. Ah, chiedono se le moto vengono legate in nave, probabilmente sta guardando la serie della Sardegna. Sì, però dipende dalla nave e dalla compagnia. Diciamo che generalmente vengono legate. All'andata la nave era più piccola perché abbiamo viaggiato di giorno. Erano un po' in un cunicolo. Il marinaio fa: sono le corde, fate voi. Cioè in realtà non parla così perché questo è il milanese imbruttito. Il marinaio era campano, quindi era più: ci stanno le corde. Non so fare il campano, vabbè. Comunque il concetto è che c'erano le corde, ci ha detto di arrangiarci, ecco. Poi penso che comunque sia passato a dare un'occhiata, perché me la sono trovata legata in un modo diverso da come l'avevo fatta io. Cioè una corda era legata diversa. E al ritorno invece l'ho ritrovata come l'avevo messa. C'era più spazio. Penso che abbiano controllato anche lì, avendo visto come l'avevano fatta l'andata, l'ho rifatta uguale. Però sì, vengo legato. Sì, vengo legato. Poi, insomma, magari se c'è proprio mare mosso, lo sanno e ve le legano in un altro modo. Diciamo che c'erano due cavi giusto per evitare che facesse la capriola. Però vabbè. È sicuro? Sì, sì. Questa cosa qua è già uscita in altre domande. Se abbiamo mai pensato di fare video con moto d'enduro, mi spiega lì qual è il problema delle moto d'enduro. Siamo troppo bassi, non ci tocchiamo. E questo è un bel problema quando siete sui sentieri, coi sassi, che magari perdete l'equilibrio, tutti giù per terra. Fate conto che io faccio fatica anche a toccare sul Duke, quindi... Flashback. Luna Colombo prende la rincorsa per salire. È stato molto bello. Anche questo è molto bello. Ma come... Una curiosità, come pensi di fare con una moto che pesa 40 kg in più? Madonna, sono in discesa. Ho capito, ti capiteranno occasioni in cui non sei perfettamente in piano. Sai, andando in montagna in moto. E beh, tanto ci sei. Ah, tanto ci sono io. Ma se mai sono fatta fatica perché c'era la 60 lì. Ah, ok. Sei di qua. Ora che la tua sonia è spenta. Ho fatto così fatica perché c'era la 360 dietro. Ah. Se no sarei salita di qua. Capiterà ancora che sarà. No, ma anche a tirarla su. Ah, vabbè, quello. Tanto c'è sempre un uomo che aiuta le donne. Ah, ok. End of flashback. Enduro no. Allora, tipo quelle trial per dire, o comunque una moto d'enduro ma bassa. Mi piacerebbe, se c'è un percorso, magari farlo nel bosco, però cioè una roba organizzata che abbia senso. Sì. Cioè non che io la prendo e vado su per i monti così a caso. Mi fa un po' paura, che se non sei la strada ti infogli dentro qualche burrone.
con i grizzly. Aspetta che passa l'elicottero. Allora, che consigli per la prima moto? Non sono molto alta, è... Secondo me il 390 o comunque quella fascia lì di moto come prima moto, tipo il BMW 310, la Z300, il CB500, ce ne sono tante che possono andare bene. Sul fatto dell'altezza, l'unica cosa, beh, guardi l'altezza che c'è nei vari libretti, ma vale a provare in concessionario che ti rendi conto. Perché avere una moto dove tocchi male, poi tutte le volte che ti fermi, cioè, diventa un problema. Soprattutto se vai in montagna che ci sono i dislivelli. Sì, soprattutto per noi ragazze che non abbiamo tantissima forza, diciamo. Quindi il consiglio più grande è valle a provare. Più che dirti io che moto consiglio è vai a provarla in concessionario, fai test ride, così hai un'idea di cosa può andare bene e cosa no. Considera che le selle si possono scavare, quindi un paio di centimetri magari li guadagni. Flashback. Ciao fans, siamo qua oggi perché ho le gambe corte e avevo detto che l'avrei detto. Anche lo dico io, veramente. Anche io. Infatti mettiti dritto. Sì, al di là. Eh no, sono io più bassa. Ho capito, ma non è la tua moto, cosa c'entri tu, queste mani di protagonismo? La tua sera l'abbiamo già fatta. Anzi, valla a prendere che prima di iniziare questo video facciamo vedere il risultato finito di una sella già fatta. Bene, questa è la sella che abbiamo già fatto, cioè che ha già fatto. Lui è Dario di Borsati Selle. Ciao a tutti. Siamo qua nel suo nuovo studio oggi. Studio. Anche perché c'è la farmacia, ha detto dottore. Dottore. E quindi lo studio. Ci tengo a questa cosa. Giusto. Dottor Dario. End of flashback. E ci sono su alcune moto anche kit per abbassarle. Secondo me va a rovinare un po' la ciclistica, quindi le moto poi non sono proprio belle come originali da guidare. Però se una è un 1,50 e vuole la moto, non è che ci sono molte alternative. Allora, questa è la stanza. Sauna. Sauna, personale ovviamente in camera. Dopo ci faremo la sauna. Wow. Letto. E lì. Con... specchio, chi vuole intendere intenda. E gli altri in camper? Esatto.